13 giugno 1865 nasce a Dublino William Butler Yeats, poeta e drammaturgo. Già a soli 24 anni pubblica la sua prima raccolta di poesie, I viaggi di Ossian, un omaggio alla terra d'Irlanda. Nel 1892 fonda la Società Letteraria Irlandese e si innamora della patriota Maud Gonne, che tuttavia non lo ricambia. A lei Yeats dedica una delle sue più belle raccolte, dal titolo Il vento fra le canne. Il 27 dicembre 1904 Yeats apre l'Abbey Theatre e continuerà ad occuparsi di teatro fino alla sua morte. Stringe rapporti di amicizia con molti letterati e artisti, da Oscar Wilde a John Millington Synge, da James Joyce a Thomas Stearne Eliot e Virginia Woolf. Per alcuni anni Ezra Pound gli fa da segretario. Nel 1923 riceve il premio Nobel per la letteratura. Muore nel 1939. William Butler Yeats, il poeta irlandese nato nel 1865 e morto nel 1939, scrisse questa poesia, I cigni selvatici a Cool, nel 1919. È indubbiamente una delle più grandi riuscite di un poeta che molti pensano sia la voce maggiore in senso assoluto della poesia in lingua inglese del nostro secolo. Ed è certo un componimento che, anche se, come capita spessissimo, per non dire sempre, in Yeats, è gremito di significati simbolici, espliciti o molto spesso impliciti, si può leggere nel suo aspetto letterale, dimenticando, se si vuole, quello che c'è dietro. Infatti, quando Yeats riesce, e riesce sovente perché non è certo un poeta ineguale, offre una visione della realtà che non ha più nulla delle concessioni sentimentali, dell'amore per il descrittivismo naturale caratteristico dei romantici, che ha una estrema robustezza interna e che ha una nitidezza e un ritmo davvero unici.